Ciao ragazzuoli, oggi andiamo a fare una tier list per la prima volta sul canale, in realtà di fatti, di quelle che sono i mazzi del prossimo formato post-banlist 2023. La tier list ovviamente l'ho fatta io, quindi ci sono delle robe che non riconosco, ma cercherò di essere il meno stupido possibile. Tra l'altro sono pieno di raffreddore e febbre, quindi spero che la mia voce super nasale non dia troppo fastidio. Detto ciò, possiamo lanciare la sigla e cominciare con la tier list. Buonasera. Eccoci qua con la tier list. Che cosa mi aspetto per il prossimo formato, i mazzi, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo e andiamo in ordine, che ci metteremo tantissimo. Allora, Orcust, io azzeccherei un Rogue, anzi anche un Forfun, tutte le combo che fa le fa con diversi pali nel mazzo, non è consistente e in genere il mazzo non combina troppo rescue con il pacchetto che ti porta a livello 1, lo metto in T2. Secondo me il mazzo ancora non ha perso tantissimo, anzi secondo me il mazzo è ancora forte, ha ricevuto comunque un bel colpo, però allo stesso tempo riceverà supporto in futuro, quindi immagino comunque il mazzo possa ancora giocare. Horus con le varie varianti, io lo metto sempre un T2, anzi, devo metterlo addirittura in un Rogue, non lo so, non mi piace troppo in questo formato Horus, si giocheranno Bell, si giocheranno Corvi, si giocheranno Bestial, quindi non lo so, non mi piace particolarmente, quindi vi devo dire. Lo metto su un buon rock, insomma. Branded con le chimere, secondo me è un mazzo che sarà molto, ma molto, ma molto fastidioso. Perché può giocare le spoli, ha una combo che secondo me è abbastanza forte, l'illusion potrebbero ricevere supporti, è un mazzo che non costa neanche tanto, ma che secondo me fa sempre una board molto, molto solida e che comunque può fare ancora la Lock di burattino, eccetera, eccetera. Poi nella versione con l'illusion non la fa praticamente mai, però comunque può giocare le spoli, può giocare comunque tante staple, e quindi è comunque un mazzo che reputo molto forte nel formato, anche perché può parare paradossalmente il repartino illusion, può parare dall'entrap il reparto branded, quindi sì, il mazzo secondo me può dire la sua. Skipperemo questo perché non lo riconosco, è qualche cagata con Runic e passiamo a Naturia Runic. Naturia Runic, finché l'albero rimane a 1 non dirà niente. Sprite, Furair e altre robe, secondo me un T2 o comunque un Rogue alto, mi sbilancerei non troppo lasciando comunque sul Rogue alto. Ci può stare, forse in un meta reset lo metterei anche T2, ecco. Punk con i Gold Pride, non lo so, mi sa da Rogue molto molto scarso, ma molto molto scarso. Stesso discorso per le Twin, Runic e stronzate varie, lo metterei sempre in un T2, niente male alle sue giocate. Adesso non so se questo viene considerato come Bestial puro Branded, non vedo Branded, quindi se lo contiamo come un branded lo metterei T1 e mezzo, ma immagino che sia un bestial, quindi rock. Bestial con i runic è un mazzo difficilissimo da pilotare, lo metterei T2, nonostante però bisogna essere molto molto bravi a pilotarlo. Tri-Brigade puro, un rogue, se poi l'unite con i Fire King può diventare anche un possibile T2, ecco. Contiamolo con quei Fire King, quindi mettiamolo come T2. Trappolatrice è un Rogue, Naturia puro, niente, Draco Slayer, niente di che, troppo entro per il formato, Altergeist, niente di che, Dark Ward, sempre difficile da giocarci contro, gira purtroppo Droll, quindi non può andare sopra il Rogue, però se non vedi Droll comunque è un mazzo molto forte. Ricca per ora un Forfun finché non escono i nuovi supporti.
Marinses. Metterei anche Rogue in realtà. E questi mazzi che giocano tante entrap e poi fanno semi wanker combo non sono male. Come Drytron. Anche se girano tanti draw, quindi in realtà potremmo anche abbassarli, però ci teniamo un po' alto. Swords è uno dei rogue migliori, secondo me. Unchained rimane, secondo me, abbastanza forte. Pure lì. Parliamo prima un attimo di Unchained. Unchained, secondo me, ha perso tanto. Ha perso tanto, ma il mazzo effettivamente non è morto. Magari non è il mazzo T1 del formato precedente, ma secondo me è molto, ma molto, ma molto forte. Quindi il mazzo comunque rimane T2, cioè può fare delle giocate stabili. Gli hanno toccato semplicemente una carta, ok, la carta che ti dà follow up e tutto, però secondo me è molto più forte di un rogue. Ancora. Pure lì, T1 e mezzo, l'hanno aumentato la consistenza, sì, però comunque il mazzo secondo me è ancora molto forte, può giocare tanti flexpot, tante entrap. E comunque è un mazzo che è sempre abbastanza difficile da affrontare, ecco. È anche vero che comunque girano tante perma, tanti veil, però secondo me un T1 e mezzo ha qualcosina in più rispetto magari agli altri mazzi. Anche la possibilità di fare Zeus da tanto, che va comunque a creare tante interruzioni, la possibilità di rimischiare con Noir, ok, non peschi più 6, ma comunque già pescare 4, è molto forte, ha perso un po' di consistenza, l'avrei messo in uno scorso meta, forse T1, ma T1 e mezzo, però ricordiamo che comunque è stato un parziale meta reset, quindi hanno colpito tante staple, tante cose, quindi paradossalmente il mazzo è rimasto sullo stesso piano anche se ha ricevuto un hit. Exo, un rogue solo perché può permettersi Shifter, Blackwing, fa schifo, abbiamo il primo T1 e secondo me sarà anche l'unico T1. Perché il mazzo è rimasto completamente intoccato e non ha lasciato il floodgate più forte che poteva giocare, anche se tanti mi dicono che non lo giocava e ok, però comunque uscirà una nuova trappola, il mazzo è uno dei pochi che era comunque molto forte e non è stato toccato insieme a Branded e quindi sì, diciamo che è comunque molto forte. Diciamo che la gente se si prepara di side potrebbe scendere qui e non esserci un vero mazzo T1, però per i matchup che ci sono e li vedremo nei T1, quindi Branded e Pureli. Labyrinth è un pessimo matchup. L'unico contro, secondo me, contro cui secondo me può fare un po' fatica. E vi spero già che lo metterò T1 e mezzo drago. Però sì, diciamo che comunque secondo me Labyrinth ha qualcosina in più. Assolutamente. Eldritch è un... No, ho sbagliato, ho messo Manadom. Eldritch è un for fun. Manadom è il migliore dei T2, secondo me. Non voglio esagerare mettendolo T1 e mezzo, anche secondo me potrebbe essere uno dei T1 e mezzo più scarsi, secondo me, insieme a Pureli. Però sì, diciamo che il mazzo comunque non è stato toccato, però allo stesso tempo soffre tanto draw, sarà super usato, quindi sì, diciamo che ha i difetti che aveva lo scorso meta, ecco. Branded sicuramente lo mettiamo come T1 e mezzo più forte, stesso discorso per l'Illusion, tranne che può giocare molto più Branded, quindi essere molto più forte della versione con l'Illusion e soprattutto può giocare, ripeto, carte come Spoli, le Trust, un sacco di carte che comunque sono molto molto forti nel formato. Drago lo metto come terzo mazzo più forte, quindi il secondo tier 1 e mezzo. I Beastar secondo me nel prossimo formato saranno molto forti. È vero che comunque magari post uscita degli Snake Eye un po' meno perché ci sono tanti fuoco, però secondo me per ora è comunque un mazzo che dice la sua, può fare tante combo e fa cose forti, può giocare più conservativo facendo palle passo ed è già comunque una signora interruzione, più i Beastar eventualmente in mano. Diciamo che comunque può giocare più aggressivo e mettere tante negazioni su campo in base al matchup. Quindi sì, diciamo che è un mazzo secondo me molto molto forte che in un meta reset come questo torna ad essere secondo me un ottimo mazzo da giocare. Sky Striker è un rogue, gli hanno ridato delle robe, non sarà fortissimo però comunque è un rogue.
Hiro, ragazzi, mi dispiace, è un for fun. Se riuscite a maneggiare bene, magari può anche diventare un rogue, però pochi flexpot, poche robe. Fire King, uniamo le Tribrigade. Aspetta, mettiamolo magari. Facciamo magari un po' di distinzione. Sì, dai, così può andare bene. Lo mettiamo vicino ai Tribrigade perché tutte le versioni che si giocano o coi Tribri o coi Dogmatica, secondo me è ancora più sotto con i Dogmatica, però comunque i Sinful Spoil o coi Tribri comunque è un buon T2, nel senso ha delle giocate molto stabili, ha un sacco di recovery. Buon follow up, tanti flexpot, quindi secondo me è un mazzo che è molto forte soprattutto perché non soffre bestial e tanti matchup diciamo che utilizzano i bestial, quindi buono. È leggermente debole, forse ai board breaker, cioè ti becchi un evil lì e il mazzo piange perché non mette negate di spell and trap, però comunque il mazzo ha tanto gas, secondo me, ed è anche abbastanza consistente. Ignister è un rogue, se riesce a calare l'immune è sempre difficile da rimuovere. Centurion lo metto qui, secondo me è più forte delle varie versioni di Fire King. Più forte, secondo me, adesso di Unchained, ma meno forte di Rescue Ace, Mana Dome, le varie versioni di Sprite, tutte mi raccomando con i Runic. Infatti, mazzo che gioca i Bestial, mazzo che gioca diversi Engine, soffre alcune Entrap, sì, però ci può giocare anche abbastanza bene sopra, quindi mazzo che ha il suo perché, inoltre è un mazzo senza supporti, quindi poi magari secondo me lo vedremo qui nei prossimi mesi, ecco. Synchron, troppi troll, for fun, l'hanno ammazzato, quindi for fun, sala più forte di Malinse secondo me. Flowander is un ottimo rogue, gioca Shifter, lo metterei anche qui perché secondo me è tanto forte, però un meta di tanti troll comunque fa sempre fatica. Tyr Elements. Non lo so, anche lui mi piace considerarlo ancora un rogue, secondo me è qualcosina, ce lo potrò dire. Virtual World male, Sprite puro, è un buon rogue, secondo me sotto Swirsol, paradossalmente la versione pura, forse la versione con i Melfi potrebbe essere qui sopra tier, ma consideriamolo puro visto che non ci sono i Melfi. Dino fa schifo e Vanquish, boh, nel senso magari qui in mezzo può giocare Shifter, è sicuramente più forte di Exo, però è forte solo perché può giocare Shifter. Sto dando un attimo una occhiata rapida su tutto quello che più ho messo, sono abbastanza d'accordo, poi ci sono delle posizioni da swappare, ma non mi starò sicuramente qui a swapparle, soprattutto per quanto riguarda i for fun, non vado a mettermi qual è il for fun migliore rispetto a un altro, perché comunque sono for fun. E ditemi cosa ne pensate voi dei mazzi che secondo voi si utilizzeranno nel prossimo formato. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e vi ricordo che qui sotto in descrizione ci sono i link per il gruppo Telegram dove potete entrare e comunque tutti i miei social vari. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!